Buongiorno alla professora Simone Romagnoli, filosofo che è collaboratore scientifico della Commissione Nazionale di Etica. Quindi qualcuno che sta riflettendo già da molti mesi in realtà su tutto quello che riguarda i comportamenti e le decisioni anche da prendere per quanto concerne Covid-19. Ora, negli scorsi giorni la Commissione europea ha non solo ormai fatto passare il principio, accettato il principio di un passaporto vaccinale, ma ha anche mostrato addirittura in un collegamento televisivo come sarà questo passaporto. Non si può avere l'impressione che si voglia accelerare fin troppo, visto che le campagne vaccinali nella più parte dei grandi o dei piccoli paesi europei è ancora abbastanza lontana dal traguardo, fatta eccezione forse per la Gran Bretagna. Beh, sì, diciamo che la situazione attuale non rispecchia il nostro desiderio di mettere questo periodo difficile alle spalle, ma comunque è un problema al quale saremmo confrontati, quello del certificato verde digitale, come lo chiamano a livello europeo. Quindi lavorare sin d'ora a questa soluzione mi sembra una buona idea. Anche perché vabbè, sicuramente si presenteranno dei problemi tecnici o altri di interoperabilità, quindi di essere pronti al momento dove effettivamente la copertura vaccinale della popolazione sarà tale che vabbè, sarà un problema generalizzato. Non c'è un problema un po' discriminante, se vogliamo, nel senso che cosa succederà a chi non si è ancora vaccinato nel momento in cui si dovesse introdurre fin troppo velocemente magari l'idea di questo passaporto vaccinale, oppure pensiamo alle persone che per motivi di salute non possono vaccinarsi. Allora, diciamo il certificato verde digitale dovrebbe poter comportare diverse informazioni, non solo lo statuto vaccinale, ma anche eventualmente i test realizzati e eventualmente anche la guarigione dalla malattia. L'obiettivo è quello di permettere, se rimaniamo sul certificato europeo, di permettere la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen. Quindi, visto che si tratta di un diritto fondamentale, si deve tener conto delle persone che non saranno vaccinate perché non avranno preferito non farlo e quindi garantire comunque un'egalità di un'uguaglianza di trattamento nei confronti delle persone che saranno vaccinate. Ma come sarà in concreto? Beh, in concreto, beh, ci sarà un'autorità designata che libererà, che fornirà un documento con un codice QR che permetta l'identificazione, che renda difficile la falsificazione anche del documento, nel quale saranno riportati delle informazioni, può essere lo statuto vaccinale, il tipo di vaccino utilizzato, ma può anche essere il test. Poco importa, rapido o altro, oppure la guarigione, e allora questo saranno, non lo so, l'ospedale o l'autorità designata. Questo vuol dire che la persona che non è stata vaccinata può comunque fornire una prova dello suo stato di salute con un test rapido o altro, oppure certificare che è stata che guarita. Ecco, quindi nemmeno chi fin d'ora, già da mesi, ha deciso di non farsi vaccinare non può sentirsi discriminato. Questo è importante. Beh, è importante perché non esiste un obbligo vaccinale generale, quindi se non c'è un obbligo bisogna lasciare che la libertà di scelta sia una libertà effettiva, non di non subire una pressione indiretta dovuta ad esempio all'impossibilità di muoversi liberamente. Quindi si può comunque immaginare che alcune differenze fra la persona vaccinata e la persona non vaccinata saranno legate, ad esempio, al periodo di quarantena o alcune restrizioni che saranno inevitabili dovute al rischio di essere comunque contagiosi. Ecco, quindi qualcosa che già in questo periodo si è delineato e viene applicato concretamente. La Svizzera, in questo senso, si sta muovendo in che direzione?
con più cautela magari? Diciamo che la Svizzera si sta muovendo parallelamente all'iniziativa europea, ci sono dei contatti fra gli esperti delle due parti, di Svizzera a livello della comunità europea, l'idea di avere dei documenti evidentemente che siano interoperabili, che siano riconosciuti, è previsto dal codice verde digitale europeo che potrà essere introdotto anche in Svizzera, e penso che ci sia una ricerca comune. Sarebbe utopico di fornire un documento che non permetta di circolare al di fuori dei confini nazionali. Quindi avremo anche noi quel documento che è stato mostrato in televisione a Bruxelles? Diciamo, magari non quello, ma un documento riconosciuto in maniera equivalente, quindi che comporti le stesse informazioni e che possa dare la stessa garanzia di sicurezza, di tracciabilità. Quindi penso che questa soluzione del codice QR sarà la soluzione più evidente, perché permette un supporto numerico, quindi la si può mostrare col telefonino o eventualmente anche stampare, e il documento sarà riconosciuto al momento della circolazione. L'idea è di rendere più facile e uniforme questo paesaggio che attualmente è complesso. Quindi possiamo stare tranquilli, visto che in questo momento fra Unione Europea e Svizzera, a causa dell'impasse sull'accordo quadro, possiamo stare tranquilli, l'accordo sicuramente ci sarà fra Berna e Bruxelles. Non lo so, ma diciamo le parti stanno lavorando in comune accordo, non sarebbe veramente triste se l'accordo quadro condizionasse la libera circolazione degli individui all'interno dello spazio Schengen, che è un diritto fondamentale anche quello. Certo. Penso che sia un interesse comune di avanzare, perché la fatica psicologica, la fatica fisica di questo periodo pesa su tutti. Quindi anche proiettarsi verso il futuro, immaginando di eliminare un certo numero di ostacoli, fa bene. Ora, l'importante è che non dia atto a discriminazioni, quindi come abbiamo detto il certificato deve contenere delle informazioni generali che permettono a una persona non vaccinata comunque di mostrare che ha fatto dei test antigenici o altro che sono negativi, e quindi può comunque circolare. E poi il problema di accesso a delle attività, servizi, insomma. Visto che non c'è un obbligo vaccinale, bisogna rispettare la libertà di ognuno. Per concludere, lei personalmente cosa pensa del fatto che della scadenza di quando potrà essere introdotto questo documento? Lo ripeto, naturalmente si punta anche a salvare la stagione turistica, che per molti paesi, compreso il nostro, è molto importante. Ma in sostanza non c'è il timore che, così come del resto è stato annunciato in qualche paese, si porterà a termine l'operazione vaccinale solo praticamente alla fine dell'estate? Ma allora, la concordanza dei tempi, se si può dire così, beh, questo non lo so. Beh, idealmente è un documento che deve accompagnare la campagna vaccinale. Diciamo, fa senso introdurlo rapidamente in modo che chi circoli per piacere o per lavoro lo possa fare senza affrontare ostacoli insormontabili. Quindi penso che sia in un interesse comune dei singoli e degli stati di trovare una soluzione sicura, efficace, chiara per tutti. Grazie professore, grazie per queste spiegazioni. Alla prossima. Alla prossima.